Ciao! Prima di tutto grazie a tutti quelli che guardano, seguono e condividono il canale. Siete davvero diventati tanti in pochissime settimane. Entriamo subito nel discorso e capiamo se si dice mollica, mollica, rubrica o rubrica. La pillola di oggi è dedicata a questo. Mollica, mollica, rubrica, rubrica, ma cuculo o cuculo? Cuculo, cuculo. Ci sono alcune parole che proprio non sappiamo pronunciare e che per pigrizia non siamo mai andati a cercare sul dizionario. Con questo video scopriamo come si dicono tutte le parole con l'accento un pochino incerto. Quindi finalmente saprò se si dice amaca o amaca. Esattamente. Anzi, se ne dimenticassi alcune, fatemelo sapere nei commenti al video qui sotto. Andiamo a vedere in immagini su che cosa potremmo avere qualche problema. Cominciamo. Ecco le parole. Ne ho fatto una storiella, la vicenda dell'infido cuculo. L'anno scorso andai in Florida, ma appena atterrato capitai nei pressi di un cantiere edile pieno di boccioli di rosa. Nei pressi di un bocciolo caduco stava accovacciato un cuculo che, sfogliando una rubrica, sorseggiava un cognac prodotto in Friuli. Che coincidenza, pensai. Se beve cognac del Friuli, ho certamente, per un caso fortuito, incontrato un connazionale. Forse proviene dal Benaco, oppure da Nuoro. Appoggiai il mio baule a terra, lasciai da parte le mie ubbie e decisi di rivolgergli la parola. Prima però mi procurai un po' di mollica per rendere omaggio, in modo gratuito, all'infido cuculo. «Buongiorno, cuculo», dissi in tono allegro. «Quella maca ha un'appendice libera e a me fa male l'ombelico. Deve essere colpa del periplo della Cecoslovacchia. Ti spiace se devio dal percorso e mi siedo vicino a te?» «Mi dispiace come?» disse l'infido cuculo. «Io sono bolscevico, anche se bevo cognac del Friuli, e ho vinto un Nobel per un prototipo scandinavo. Con gli italiani non voglio avere nulla a che fare. Piuttosto, mettiti a regime, obeso!» E così dicendo, mi lanciò un callifugo e volò via verso l'autodromo. «L'ippodromo è dalla parte opposta!» Era ormai troppo tardi. L'infido cuculo era ormai lontano e non poteva più udire. Spero vi sia piaciuta la vicenda dell'infido cuculo. Se avete dubbi su altre parole, scrivetele qua sotto nei commenti. Non dimenticate di andare a vedere gli altri video, di mettere un bel like a questo e anche agli altri video e soprattutto di iscrivervi al canale per avere le vostre pillole settimanali.